Se hai scelto lo stile di vita fitness, vivilo allo scoperto, non di nascosto. Altrimenti mi fai venire in mente la vita di Samantha, in Samantha la strega, questa donna dai poteri eccezionali che aveva sposato un umano e quindi era arrivata ad un compromesso di non far pesare un po' troppo le sue capacità di magia. Aveva una vicina di casa, appunto Gladys Kravitz, che la stava sempre a osservare di nascosto e che delle volte cacchio riusciva proprio a vedere delle magie fatte da Samantha e quindi cercava di denunciarla all'intera umanità, proprio perché non era lo stile di vita che Samantha doveva tenere, era una cosa eccezionale che non rientrava nei ranghi. I culturisti nel passato hanno sempre oscillato tra il vivere in maniera ostentata, lo sport scelto, il bodybuilding, camminare in una certa maniera, vestirsi in una certa maniera, ma anche tra il non dimostrare e nascondere lo stile di vita scelto. Io stessa all'università dovevo farmi lo spuntino con la frittatina di albumi nascosta nel bagno durante il quarto d'ora accademico. Guarda, ti posso garantire che affermare senza vergogna lo stile di vita che hai scelto di seguire ti porta non solo in armonia con te stesso, semplificandoti tutto, ma alla lunga ti porta anche in armonia con gli altri, sebbene questa ti sembra la cosa più impossibile e più difficile da raggiungere. Devi raggiungere un certo equilibrio e saper distinguere i casi in cui non è proprio così importante ostentare il tuo stile di vita. Nel paese dove abitavo da piccolo c'era un signore, allenatore di una squadra sportiva, che stava immancabilmente sempre, ogni giorno della settimana e ad ogni ora della giornata, con la tuta da ginnastica. Dato che tuta in toscano si chiama anche Tony, mi ricordo che io e le mie amiche lo avevamo battezzato alle sue spalle Tonino. Ecco, non raggiungere livelli così ridicoli, sappi quando è il caso e quando non lo è. Vivendo senza pudore il tuo stile di vita, ricorda sempre di mantenere il rispetto per gli altri comunque. Non è bello quando le persone a dieta sono invitate ad un banchetto luculliano, ma non è neanche bello che noi imponiamo agli altri la nostra dieta. Quindi non riempire il frigorifero interamente di albumi e merluzzo se il resto della famiglia non vuole mangiare albumi e merluzzo. Sulla falsariga di questo, non trascinare tutti in palestra a fare bodybuilding se sei un bodybuilder o Pilates se ti piace il Pilates. Comprendi che ognuno vorrà scegliere quello che più preferisce. Fai capire chiaramente com'è il tuo stile di vita e cosa vuoi fare. In questa maniera non solo lo chiarisci a te stesso, ma alla lunga, mi raccomando con gentilezza, lo arriveranno a capire anche gli altri. Nonostante lo stupore e l'indignazione iniziale, mia mamma alla fine ha digerito che la mia alimentazione è del tutto diversa da come cucina lei. E adesso addirittura quando decido di mangiare le sue cose rimane un po' sconcertata. Insomma, essere te stesso senza sotterfugi e senza nasconderti ti rende sicuramente la vita più facile, ma anche più interessante agli occhi degli altri e quindi potrai pure spiegare a loro qual è il tuo stile di vita, la tua passione. Quindi abbasso la sindrome Gladys Kravitz. Non solo non ficchiamo il naso nello stile di vita degli altri, ma portiamo avanti, allo scoperto e senza vergogne, lo stile di vita fitness che abbiamo scelto.